chiesa di Nostra Signora Rosario di Nuoro, incastonata nel rione di Santupredu, ieri ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso letterario Iscrive una lettera a Sostre Res, un'iniziativa ideata dalla casa editrice Papyrus di Nuoro, giunta alla 27ª edizione, riservata agli alunni delle scuole elementari della Sardegna, a cui viene chiesto di scrivere in sardo una lettera ai Re Magi in occasione della festa dell'Epifania. L'obiettivo del concorso è quello di invitare i bambini, col supporto degli insegnanti, ad esprimersi in sardo, proponendo dei componimenti in cui raccontino i loro desideri e i loro sogni. Tra tutte le decine di lettere arrivate alla casa editrice entro il 2 dicembre, sono state scelte e premiate dalla giuria qualificata le 60 lettere ritenute più significative, scritte che sono stati pubblicati in un libro che è stato consegnato nel corso della cerimonia di premiazione ai vincitori, cui è stato donato anche un puzzle di 100 pezzi decorato a colori con l'immagine scelta per l'occasione dall'illustratrice Pia Valentinisi. Il libro Litteras a Sostre Res 2019 contiene anche un vocabolario bilingue con le prime 100 parole quest'anno di sardo occitano a cura di Mariona Miret, una lingua neolatina parlata nella Francia meridionale. A fare gli onori di casa Diego Corraine, direttore editoriale della Papyrus, che da quasi 30 anni promuove il concorso e altre iniziative editoriali in sardo e per il sardo. Il premio anche quest'anno è stato realizzato grazie all'aiuto finanziario dei ragazzi premiati nelle precedenti edizioni, dagli appassionati della festa del Sostre Res, dai cultori e dagli studiosi di lingua sarda, da insegnanti e familiari degli alunni delle scuole elementari che hanno partecipato all'iniziativa. I fondi raccolti sono stati utilizzati per la realizzazione di 60 rompicapo da donare ai premiati, mentre le spese per la pubblicazione del libro che raccoglie le 60 lettere premiate sono state garantite da una donazione privata.